Sono in corso proprio in questi giorni, un po' ovunque, le assemblee dei soci delle BCC, le banche di credito cooperativo, chiamate ad orientarsi nel senso della fusione come risposta all'evoluzione dei mercati e del sistema bancario. Anche sul nostro territorio gli sforzi vanno in questa direzione, come dimostra ad esempio la fusione della BCC di Castelgoffredo con la banca cremonese in un nuovo soggetto denominato Credito Padano, con interessi spazianti da Cremona a Mantova, da Brescia a Verona e Parma. Ma come gli esperti valutano queste trasformazioni? Ma questa trasformazione va letta un po' alla luce di tutto il processo di ristrutturazione che sta attraversando il sistema bancario italiano, che ha bisogno di aumentare le proprie dimensioni. Allora, ben vengano fusioni di questo genere tra banche di piccole dimensioni, non possono portare se non benefici sia ai depositanti, perché così la banca diventa più solida, sia anche a tutti coloro che richiedono credito in modo da essere soddisfatti al meglio nelle loro esigenze finanziarie. Ma per i correntisti cosa cambia? Ma per i correntisti non cambia nulla assolutamente, se non la garanzia di una maggiore solidità per la loro banca. E se proprio vogliamo chiudere con una battuta, possiamo dire che la peggior cosa che potrebbe capitare a un correntista è quello di dover restituire il vecchio libretto degli assegni per averne in cambio uno nuovo con il nuovo logo e con il nuovo nome della banca.